Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale. E allora, oggi è 7 novembre ed è your, quindi mai. Mai, è il mio. È il tuo compleanno. È il mio compleanno e ci sono delle luci pessime. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Comunque, io non ho gli occhiali per farmi il figo, gli occhiali perché ho fatto le 3 del mattino per montare il video con Zlatan. E quindi diciamo che era consigliata questa mia scelta. Ma comunque questo è un video che voi vedrete da parecchio tempo, perché forse non è neanche detto, perché da qui inizia ufficialmente la mia avventura, come avevo già anticipato in un vlog, per quanto riguarda il gran ballo della Venaria Reale, giusto, ma? Esattamente. Esattamente. Io perché faccio il video adesso? Perché sto andando a prendere lo smoking, perché io sarò vestito, ve l'ho detto, come un simpatico ragazzo. E quindi ci rivediamo tra pochissimo. Ciao belli. Siamo qui. Ecco, la bella domanda sarebbe: ma precisamente dov'è qui? Non lo so nemmeno io, però siamo qui, pronti a provare il nostro smoking. Quindi andiamo. Buongiorno, è passata praticamente una settimana. Oh merda, sono appena uscito dalla doccia, sto morendo di freddo e ho la finestra aperta. Sono un coglione! Stavo dicendo, oggi è giovedì, 12 novembre, l'ultima volta era sabato 7. Oggi si parte, ragazzi, e sono curioso di vedere quello che sarà. Mi vedrete vestito, state tranquilli. Mi vedrete vestito in questi giorni. Succederanno molte cose simpatiche. Per cui magari facciamo che intanto, poi magari voi mi vedete anche vestito. Ma intanto fatemi vestire perché c'è un po' di freddo. E noi ci vediamo dopo. Verso le 5 dovrò prendere il treno. Questa volta spero di non perderlo. A dopo, regà. A che ora partiamo? 17, E che ore sono? 16 e 27. E perché siamo qui? Stasera. No, stasera c'è la riunione appena arriviamo, c'è la riunione del comitato. Siamo saliti sul treno, ragazzi, Cazzo, devi fare via adesso. Skype. Scusate, sto lavorando. Grazie. E poi? Allora, siamo saliti sul treno, adesso ci aspettano ben 4 ore e 2 treni anche da prendere, quindi ci vediamo No, è lo direttamente stesso quando. il treno. 9646. È lo stesso. Tutto in diretta, signori, incredibile. Penso che sia Non credo. lo stesso, sì. Non, perché non Vabbè, credo? poi si vedrà, noi ci vediamo più avanti. Ciao. Mentre il treno riparte, questo era il secondo treno, quindi noi siamo arrivati. E dopo mi dovete ricomprare il braccio perché sto morendo di freddo. È tardi, molto tardi, infatti dovrò parlare anche a bassa voce. E allora, praticamente, ragazzi, sono arrivato. Non so se vedrete il pezzo di prima, però penso di sì, dai. Quindi diciamo che sono morto. Ho finalmente mangiato, visto che poco fa sulla pagina Facebook ho scritto questa cosa qui. Però finalmente sono riuscito anche a cenare. Quindi adesso sono felice, mi sento realizzato. Comunque, ragazzi, io vi do la buonanotte perché non ce la faccio più e perché spero che questa mia giornata non vada avanti ancora per troppo tempo. Ci risentiamo domani mattina, così vi dico un po' cosa succederà più nello specifico, visto che adesso non ne ho le forze. Buonanotte, ciao belli. Buongiorno ragazzi, oggi è il primo vero giorno di lavoro perché, sì, sfatiamo questo tabù. Fede, perché sei andato a Torino? Cioè, è chiaro che non sono venuto a divertirmi, no? Purtroppo, vero? Speriamo. Comunque, io dovrò dare una mano appunto a questo. Ma aiuti l'italiano magari stamattina. Comitato, Vieni, vieni. vieni qua, partecipa. Che sì, sto lavorando, però devi aiutare. Al comitato organizzatore viene sul lago. Sabato 14 novembre si svolgerà la 21ª Ok. edizione del Del Gran Ballo Gran Ballo. della Venaria Reale. Esatto. Ci sarà Andrea Baglio che condurrà domani. Domani è sabato. Oggi è venerdì e oggi probabilmente non riuscirò a vloggare per niente perché dobbiamo andare a Torino. Poi in serata torniamo qui e
andremo a cena e probabilmente ci vediamo direttamente stasera. Spero comunque di riuscire a portarvi qualcosa di bello e a dopo. Sono le 15:21 e finalmente ho trovato l'opportunità di registrare solo perché una tizia mi ha chiesto di andare a riempire la bottiglietta d'acqua. Quindi mentre riempio la bottiglietta d'acqua vi racconto un po' quello che è la giornata. E ragazzi, è un'ammazzata clamorosa perché considerate che noi siamo arrivati questa mattina alle 11 qua e abbiamo pranzato solamente un quarto d'ora fa. Perché praticamente dovevamo appunto mettere un po' in ordine tutta la roba ed era veramente tanto, non abbiamo ancora finito, non so a che ora andremo via. Noi adesso siamo a Torino, siamo a Torino, precisiamo, dovremo tornare poi a Novara questa sera e domani qui a Torino per l'evento ci sarà anche Baglio, ci sarà tutta la famiglia, non so perché ho detto famiglia, vabbè. Io ragazzi sono devastato. Ho i guanti in mano perché non ce la faccio più, cioè ho le mani che sanno del formaggio andato a male, l'ho lavate 10 volte ma puzzano sempre di più e niente, sono tipo 7 ore che siamo qua dentro, io adesso mi sparo, dobbiamo tornare assolutamente in hotel, anche perché io dovrei semplicemente editare il video per domani. Visto che sono le 9 e sono 10 ore che stiamo qua, ho fatto scorta. Questa giornata è giunta al termine, ragazzi, incredibile, pazzesco, irripetibilissimo. Ce l'abbiamo fatta. Non è vero, perché domani sarà anche peggio, ragazzi. Domani, allora, dovremo stare a Torino alle 8 di mattina, il che vuol dire bisogna partire qua alle 7, il che vuol dire mi devo alzare alle 5. Però il piccolo dettaglio è che adesso è mezzanotte, io avrei 5 ore di sonno, ma devo finire di editare il video di carriera e devo caricarlo su YouTube. Signori, voi mi vedete praticamente per niente, ma sono le 6:41 di sabato mattina. Oggi è il grande giorno, perché sì, è un giorno incredibile, non è ancora giorno, però comunque, come vi stavo dicendo ieri, i ritmi sono allucinanti. Oggi per metà giornata dovremo rifare quello che abbiamo fatto ieri, quindi lavorare. Infatti sono vestito in maniera molto scialatralla, però poi dalle 3. Dalle 3 ragazzi, dalle 15 mi vedrete vestito come un pinguino, quindi bello. Io adesso non so neanche dove dobbiamo andare, più che altro perché c'è una nebbia della Madonna, non si vede nulla. Ma comunque, cose importanti da dirvi: sì, alla fine sono riuscito ad editare il video, adesso dovrò riuscire a caricarlo una volta arrivato a Torino. Finalmente arrivati all'hotel, signori, sono le, non lo so, penso le 8:30 perché mi sto registrando col telefono. E sì, penso comunque intorno alle 8:30 e siamo finalmente arrivati in hotel. Questo è il mio vestito da pinguino, questa è la mia valigia. E comunque, allora, niente, questa è la mia camera. Mi sa che mi toccherebbe lavorare anche oggi, ma prima devo caricarvi il video perché se no, cioè, se io non carico i video non posso andare avanti, capito? A dopo. Ciao! Ufficializziamo che abbiamo lavorato Ufficializza talmente tanto che stiamo che ci meritiamo mangiando, una pausa. giustamente. No? Sì, eccomi qui. E sono appena uscito dall'hotel. Aspettate, mi devo sistemare giustamente. Come sto? Alla grande. Alla grande, allora. Qui dobbiamo fare le cose fatte bene, ragazzi. Cioè, i piedi mi fanno malissimo. Malissimo proprio. Però comunque, dai, cioè, ho un certo stile, eh. Al di là di tutto, al di là della. Perché c'è tutta sta nebbia? Vabbè, ci rivediamo dentro, signori. Allora, ragazzi, Siamo io qui sono qui. finalmente, Finalmente, finalmente siamo io qui. mi sono cambiato. Ho il come si chiama? Io ho la maglietta dei Beatles invece. Bellissima.
per carità, no, adesso momento serio, la motivazione è anche allora, comunque... Sì, è molto seria. Diciamo che è andata in maniera comicamente seria o seriamente comica. Sì, lui si era anche vestito, io non ho fatto neanche in tempo a... I Beatles però, ragazzi. C'hanno stile, dai. Beatles è uno stile, comunque ci stanno. Okay. Vabbè, che dire Federico, è stato un piacere. Bella serata. Bella serata. Complimenti per tutto. Vissuta. Ci vediamo il prossimo anno. Dunque. La cosa comica è ti che fa io... ridere perché comunque, allora... Io ho preparato tutto il video esatto. per questa serata. Adesso io mi immagino... Io sono mesi che mi preparo, momento. Ragazzi, non avete idea. Cioè, facciamo anche video. Sono venuto a Novara più di una volta a filmare le debuttanti. Esatto. Cioè... Che dire, con Corinna abbiamo provato, cioè ho fatto anche un video dove sponsorizzavo l'evento, insomma, ti è piaciuto, l'ha fatto anche ridere, ecco. Per questo è seriamente comico, cioè perché comunque è terribile quello che è accaduto in Io non chiave... posso pensare loro che arrivano a questo minuto tutti, dai che stasera tutti smoking e poi trovano sta parte. Ma se filmassimo il momento in cui verrà detto le debuttanti dici che è troppo... Oddio... No, perché quella, questa ragazzi, è, una cosa, lì, è una cosa da baglio questa. Ragazzi. Questa è una cosa molto da baglio, però no, dai, poverine, perché no, alcune ci credono, poi mi odiano, poi l'anno prossimo magari mi fanno fuori. No, non è il caso di parlare di far fuori adesso con tutto. Comunque sia, ragazzi, noi ci vediamo tra pochissimo. È chiaro che è durato più questa parte tutto il video in sé, però. Vabbè, era doveroso. No, ecco, no. Tu mi fai ridere, però dico, oh, è una cosa seria quella che è successa. Vuoi tornare serio? Oh. Sì. È stata una bella esperienza. È durata poco. Guardate che meraviglia. Mamma mia. Ma non la vedremo. Non mai la vedremo. Mai. Vabbè. Guardate che meraviglia. Comunque ci vediamo più tardi che vi aggiorno. Allora signori, è finito l'evento, è stato un evento emozionante. Andrea, com'è stato presentare? È stato breve ma intenso, direi. Talmente è breve stato... che non l'ho neanche visto, ragazzi. No, no, è stato veramente un'emozione allucinante, soprattutto quando... Quando? Diciamo che quando... No, che poi non capiscono. Esatto. In realtà non è successo niente come vi avevamo anticipato prima, però comunque noi col pensiero siamo stati orgogliosi di aver fatto parte di questo evento. Io sono stato orgoglioso. Anche di essere stati vicini, comunque in ogni caso, sì. Momento serietà, le vittime, esatto. Il loro dolore, insomma. Cosa dici, Fede? Mi fai sentire enormemente tappo. Esatto. Contate che io sono alto, comunque 1,84 m, che non è poco. E questo pezzettino di cacca... 1,87. Ecco, 1,87, quindi mi fa sentire comunque un tappo. Esatto, comunque niente, alla fine è stato suonato l'inno francese. Che ho cantato solo io e... Tra quello francese io non lo sapevo, quello italiano l'ho cantato giustamente. Meno male, dai. Allora noi ci salutiamo per adesso con l'inno francese, incredibile. Ok. Devi chiudere il video alla Human Safari così proprio, se tu vai là e fai così. Vai, chiudi. Ciao Nicolò. Come? No, no, dall'altra parte. Ciao Nicolò. Vai. Ciao, come ti saluti tu i tuoi amici? Come capita? Tu metti la mano, no? Ok, va bene, vai. Ciao. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over. Bene ragazzi, sono finalmente ritornato a casa, le luci sono pessime, eccomi qui, incredibile, pazzesco, irripetibile. Non ho mai fatto sta cosa, infatti devo sistemare un attimo, guardate, così, ok, perfetto. Ma c'è un micio! Ciao, anzi due mici, incredibile, manca il terzo, ma ci avviciniamo? Avete qualcosa da dire alla stampa? Hanno fame, va bene, adesso gli devo dare anche da mangiare, guarda che figo. Viene il mal di testa un po'. Allora, comunque, ragazzi, sono finalmente ritornato a casa e sono veramente devastato, distrutto. Adesso dormo per due giorni di fila. Ma comunque, alla fine, signori, è andata in maniera strana. Purtroppo sappiamo tutti cos'è accaduto. Però non voglio espormi, sinceramente. Anche perché non sono io quello che dovrebbe eventualmente parlare. Mi riferisco chiaramente a quello accaduto a Parigi e al successivo lutto nazionale sia francese che italiano, la conseguente mancata operazione insomma dell'evento. Ma comunque, signori, questo video giunge al termine, io spero che vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un commentino qui sotto. Se non lo siete già, vi invito anche a iscrivervi al mio canale, noi ci becchiamo nei prossimi video. Avete già capito cosa sta per succedere? La vedete questa? La vedete questa? Bella, regà! Man.